finire la nonna con la palla. Vai a giocare nella tua stanza adesso. Non sto infastidendo la nonna. I bambini oggi sono diversi, non ascoltano e sono insopportabili. Gaia ascolta meno degli altri bambini. Non accetta l'autorità genitoriale. Chissà cosa accadrà in futuro, quando al di fuori delle mura domestiche si confronterà con l'ordine. Per questo abbiamo già provveduto a trovare soluzione. Esther! Sì, signora. Controlla i dati del nostro interlocutore. Subito, signora. Sì? Sì, salve, sono Luca Tonucci, rappresentante della Microsystem Corporation. Grazie a questo nostro nuovo software noi potremo controllare lo stato di usura del nostro microchip e quindi non andare incontro a quei problemi quali impossibilità di pagamento e impossibilità di essere rintracciati dal satellite. Tu sei buono o cattivo? Io? Io lo so. Gaia, non importunare il signore. Deve perdonarci per il comportamento non omologato di nostra figlia. Abbiamo già fatto presente il problema alle autorità competenti. Bene. Perdonateci. La prossima settimana verrà inserita nel programma di recupero correzioni Indaco, glielo assicuro. Buongiorno dalla Orwell News, la rete delle reti. Su ordine dei governi sovranazionali è stata soppressa internet a Taiwan, Cina, Corea e Russia. In Centrafrica un nuovo terribile virus sta mietendo centinaia di vittime, rischiando di espandersi su larga scala. Contro il diffondersi della pandemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un processo di vaccinazione di massa. C'era una volta un mondo in preda al terrore, dove l'utilizzo bestiale della libertà portava l'umanità a gesti feroci e indicibili. Nella città di Roma e nelle principali capitali della vecchia Europa si provvederà entro il mese di luglio all'installazione di 500.000 nuove telesorveglianze a circuito satellitare per garantire a tutti i cittadini la sicurezza e il piacere derivante dal controllo costante. Non dimenticate di denunciare alle autorità competenti comportamenti stravaganti o sospetti, di sconosciuti, ma anche di vicini, amici e parenti. Grazie al vostro sostegno, il governo centrale ha soppresso la ribellione dei terroristi noti alle masse con il nome di Indaco, ex bambini nati tra il 1980 e il 1990. Orwell News e Stella Rosati vi salutano e vi augurano buona giornata, ricordandovi come sempre, il Grande Fratello ti osserva. La cameriera aveva ragione. La bambina è un'indaco ultra. Sicuro? Sì, ha poteri come la telecinesi. Però dobbiamo sbrigarci, tra poco gli cominceranno il programma correzione indaco. Allora devi fare in modo che la tua amica ci aiuti. Entro due giorni pensiamo al prelievo. Vabbè. Guarda, questa può aiutarti. Beretta 92, calibro 9, parabellum. Dai. Thank you.
Dobbiamo vivere come fratelli, gettare le armi, rispettarci, vedere Dio in ogni essere vivente. Siamo spiriti che utilizzano un corpo. Questa esperienza terrena è il punto di vista individuale della mente suprema. La cui scintilla è dentro ognuno di noi. Il nostro pensiero e le nostre emozioni sono la formula che ci rende divini e che ci permette di espanderci ed evolverci qui e ora, per sempre.